Ben trovati a TSD nello spazio di Chiesa Oggi. In questa puntata iniziamo il nostro viaggio alla scoperta dei centri pastorali della diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro. Ma non solo, perché in questa nostra avventura che iniziamo oggi cercheremo anche di approfondire alcuni temi forti, importanti della fede. In questa puntata di oggi iniziamo con il centro pastorale per il clero e la vita consacrata. Parlando di questo centro, poi ovviamente non potremo che ricadere anche sul tema fondamentale, profondo della vocazione. E allora andiamo subito a presentare i nostri ospiti di oggi, che sono Monsignor Vittorio Gepponi, che è vicario della vita consacrata in diocesi, e Barbara Polvanesi, che è la responsabile di comunione e liberazione, per Arezzo. Ecco, un saluto a tutti e due. Ben trovato. Monsignor Vittorio, allora iniziamo cercando di capire meglio anche che cosa significa essere vicario della vita consacrata. Spieghiamo ai nostri telespettatori, appunto, che ci seguono da casa cosa significa questo compito. Ma il vicario è sempre colui che a nome del vescovo opera in un determinato settore della Chiesa e della diocesi. In questo caso io seguo da vicino la vita consacrata, vuol dire tutta quella realtà fatta di uomini e donne che sono consacrati a Dio attraverso i voti, attraverso la vita comune e attraverso invece anche le scelte singole che vengono fatte, perché veramente è un tessuto, un mondo, quello della vita consacrata, nella quale si muovono davvero una varietà di esperienze che sono innumerevoli, se vogliamo davvero, che vengono per certi versi normativizzate, perché vengono dati dei criteri di aggregazione di queste persone che si mettono insieme per seguire più da vicino Gesù Cristo, altre invece sono delle novità, perché lo Spirito davvero suscita continuamente nel mondo e nella Chiesa sempre anche nuove forme, no, di appartenenza che corrispondano ai tempi attuali. Ecco, sono tutti fenomeni, nuove realtà, come quelle di antica tradizione, che hanno necessità di essere seguite, di essere coordinate, di essere aiutate e sostenute nel loro cammino. Ecco, la funzione del vicario per la vita consacrata è proprio quella di stare vicino alle persone e alle comunità che appunto si mettono insieme per seguire i consigli evangelici. Ecco, una realtà talmente vasta che tra l'altro appunto anche una trasmissione forse così breve sicuramente non riuscirà a completare nella sua vastità, però insomma ci proveremo in qualche modo, ci abbiamo già provato, abbiamo già iniziato in qualche modo anche con un reportage poi che parlava proprio di vocazioni e presentava alcune scelte di vita consacrata, chiaramente non tutte. Barbara, invece tu sei, abbiamo detto, sei responsabile di Comunione e Liberazione, ti abbiamo invitato a questa trasmissione proprio perché fra l'altro Comunione e Liberazione sta seguendo, ma poi lo diremo più avanti nel corso della trasmissione, un percorso quest'anno proprio specifico anche, no, dedicato al tema della vocazione, ma prima vogliamo spiegare ai nostri telespettatori da casa anche più nello specifico cos'è il movimento di Comunione e Liberazione, anche se poi è sicuramente conosciuto in generale. Il movimento di Comunione e Liberazione è un movimento ecclesiale che nasce nella metà degli anni 50 attorno ad un sacerdote milanese, Don Luigi Giussani, quando nel liceo Berché, dove lui insegnava, attorno a lui iniziò una presenza cristiana dei ragazzi e dei studenti dentro a questo liceo. Lo scopo del movimento è solo uno, quello di educare alla fede cristiana la vita di coloro che vi aderiscono e che perciò vi appartengono. Fin dall'inizio Don Giussani ha avuto una sola ed unica preoccupazione verso i suoi ragazzi e verso tutte le persone che incontrava, che è quella di mostrare la pertinenza della fede alle esigenze della vita. Quello che l'uomo desidera, i desideri del cuore, le domande che uno ha, trovano risposta nell'incontro con Cristo. E Cristo comincia ad entrare tutto nella vita, nello studio, nel lavoro, come la risposta che rende più interessante e più entusiasmante tutto. Per cui chi aderisce al movimento, da questo punto di vista, è un movimento un po' atipico, non ci sono iscrizioni o adesioni formali, ma è semplicemente l'attrattiva di chi rimane colpito da questo avvenimento e decide di iniziare questo percorso a seguire Cristo presente ora attraverso una compagnia. Il compito dicevi solo uno, ma alla fine è un compito enorme, insomma, grosso alla fine. Sì, noi come per quello che riguarda il nostro movimento, la responsabilità di ognuno e l'appartenenza di ognuno non è mai sentita come un ruolo strategico piuttosto che organizzativo, ma anche la responsabilità che io posso avere, ma altri che vi appartengono possono avere, è proprio il desiderio e il tentativo di immedesimarsi
con chi in questo momento guida e cerca di farci fare questa esperienza, perché di un'esperienza si tratta, non di una dottrina. In questo momento il movimento è guidato da Don Julián Carrona, che ha preso il posto di Don Luigi Giussani dal 2005, e con lui continua questo percorso di approfondimento e di educazione alla vita cristiana. Ecco, questo è importante anche presentare proprio appunto le diverse realtà. Noi qui abbiamo appunto Clero e Vita Consacrata, il centro di cui vogliamo parlare, ma esiste anche un laicato attivo chiaramente all'interno della Chiesa cattolica, e quindi è giusto, ecco, presentare le diverse forme che sono presenti, ecco, nella Chiesa. Adesso andiamo a presentare il primo servizio, dove andiamo ad ascoltare il direttore del centro proprio del clero e vita consacrata, che è Don Enrico Gilardoni, anzi Monsignor Enrico Gilardoni anche lui, che è appunto il direttore del centro. Andiamo a sentire che cosa, ed è anche il rettore del seminario di Arezzo, fra l'altro. Vediamo il servizio. Al centro pastorale per il clero e la vita consacrata fanno capo il seminario, la formazione permanente dei presbiteri e dei diaconi, i ritiri e gli esercizi spirituali, le giornate diocesane di studio, le mutue relazioni con gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, nonché le esperienze di vita eremitica. Il centro è diretto da Don Enrico Gilardoni, che è anche il rettore del seminario di Arezzo. Il seminario vescovile è una realtà che si sta ravvivando in questo ultimo periodo. Abbiamo 8 seminaristi della nostra diocesi, insieme anche a un altro che ospitiamo, e già ci sono previsti 2 ingressi per il prossimo anno, e già sappiamo di altri giovani che stanno piano piano pensando e focalizzando la loro vocazione. Il seminario si rende presente all'interno della diocesi non soltanto per il fatto di essere nel pieno centro della città e quindi facilmente raggiungibile, ma anche si sposta insieme all'arcivescovo in occasione delle cresime, e si sposta anche per testimoniare la propria presenza e la gioia della propria scelta nelle cosiddette giornate del seminario nelle varie parrocchie. È un'occasione di testimonianza, anche di conoscenza, di rassicurazione nei confronti diciamo dei giovani che stessero pensando in qualche maniera a questa scelta per la propria vita, e anche delle famiglie che hanno bisogno di sentirsi dire che la scelta del sacerdote non è una scelta di confinamento e di limitazione della propria vita, ma una scelta di gioia. Ecco, essere sacerdoti è una scelta sicuramente impegnativa, ecco, ma come ci si arriva oggi, Don Vittorio? È un percorso lungo? Il percorso è abbastanza lungo, chiaramente ci c'è tutta una serie di studi da fare. Normalmente dopo le scuole medie superiori si comincia questo percorso, un percorso che dura complessivamente nei studi base 6 anni, poi se uno ha delle particolari capacità, eccetera, il vescovo lo vuol far continuare a approfondire certi studi, viene mandato a Roma per la specializzazione, quindi sono altri o 3 o 5 anni per la laurea. Quindi diciamo così, ma il percorso base, quello formativo, sono 6 anni. 6 anni in cui chiaramente rispetto anche a un passato si è modificato sensibilmente il percorso, per questo motivo, perché le problematiche attuali che sono emerse, che stanno emergendo sempre di più, hanno necessità di uno studio approfondito per dare una risposta concreta, no? Anche ai bisogni. Quindi tutti corsi che sono intervenuti successivamente, che una volta non c'erano, faccio qualche esempio, tipo bioetica, che prima non c'era, ora è un percorso molto impegnativo all'interno degli studi teologici. Ecco, e questo proprio perché il sacerdote nelle parrocchie è chiamato sempre più a rendere ragione proprio della sua fede. La ragione passa anche attraverso delle risposte concrete delle sfide che il mondo contemporaneo. Quindi questo, accanto alla formazione intellettuale, poi c'è tutta una formazione profonda e seria spirituale, perché è quella che poi fa da ossatura anche a una presenza significativa dentro la parrocchia. Ecco, può essere considerata la scelta di diventare sacerdote una scelta oggi controcorrente? Ma questo termine controcorrente lo uso malvolentieri io, perché
Quando usiamo una parola e ci mettiamo davanti il contro, no? È sempre contro qualcosa, no? Essere preti oggi è sempre a favore di qualcosa, invece. È sempre a favore anche dentro una circostanza, una situazione culturale particolarmente complessa, impegnativa e contrastante come quella attuale dei valori evangelici. Il sacerdote è una presenza invece chiamata a essere propositiva, no? Quindi non una presenza contro qualcuno o qualcosa, ma sempre a correzione e a proposizione di qualcosa di bello, di affascinante per la vita. Questo è, secondo me, la scelta che oggi può affascinare veramente il mondo giovanile, no? Chiamarlo dei modelli stereotipi, eccetera, serve a poco, o dei modelli che non corrispondono più alle esigenze contemporanee. Invece tutto può ripartire soltanto dall'amicizia e dal fascino che uno ha per Gesù Cristo, e quello tradotto poi nella propria vita, nella propria carne, vissuto realmente questo rapporto, può veramente portare dei frutti positivi. E poi quello che è importante, c'è bisogno, specialmente nel mondo di oggi, di vocazioni vere, insomma, di persone che sappiano essere anche all'interno della Chiesa veramente testimoni. Innanzitutto testimoni, perché appunto già da tempo, no, la Chiesa ripete sempre, era Paolo VI ripeteva questo discorso, che maestri ce n'è tanto, ma mancano i testimoni, no? Ecco, sì. E mettersi dietro una cattedra o un leggio a fare la nostra bella morale ci vuol poco, sì. Invece a incarnare dentro la propria vita, dentro la propria carne, invece le istanze e la vita stessa di Cristo, lì diventa il punto discriminante e anche che credibile della persona che è di fronte. Tu, Barbara, cosa ne pensi a questo proposito e anche cosa possono fare i laici anche da questo punto di vista? Ma io racconto una piccola esperienza personale, perché l'estate scorsa sono venuta a conoscenza del fatto che il figlio di un mio carissimo amico di Firenze, un ragazzo universitario poco più che ventenne, ha deciso di entrare in seminario per abbracciare la vita sacerdotale. Oltretutto l'ingresso era proprio ieri, in occasione della ricorrenza di San Francesco. Quando io ho saputo di questa notizia, mi sono veramente molto stupita, perché ho pensato, ecco, questa è proprio una cosa dell'altro mondo in questo mondo. Perché un ragazzo poco più che ventenne, che sceglie in un momento come questo la vita sacerdotale, è proprio il segno che la presenza di Cristo c'è, è presente ed opera tuttora, in questo momento. Per cui è stato per me un grandissimo richiamo che un ragazzo così potesse fare una scelta di questo genere. Come diceva Don Vittorio, questo non può essere che una scelta a favore di qualcosa, perché se Cristo è in grado ancora di attrarre un ragazzo di 20 anni, significa che è veramente presente e per qualcosa. Per noi laici non sento mai io su questo, come dire, una divisione o una contrapposizione fra l'essere laici o che un ragazzo abbracci la vita sacerdotale, perché, ripeto, per me è il segno della presenza di Cristo, per cui è fattore determinante per il cammino di ognuno di noi dentro la Chiesa. Inserirei anche un'altra questione, quella delle famiglie, anche, no? Don Monsignor Vittorio Cepponi, come reagiscono di solito di fronte a queste scelte magari che possono fare i figli? Ora certo, generalizzare sì, poi è anche difficile. È difficile anche perché ogni vocazione nasce, ecco, ogni vocazione nasce laddove Dio vuole che nasca, no? Indipendentemente dalle situazioni, dalle circostanze, dalle appartenenze familiari. Spesso abbiamo visto anche nella nostra diocesi sacerdoti che sono venute fuori da famiglie, no? Problematiche per certi versi, oppure non certo favorevoli, no? Alla scelta religiosa. Altre volte abbiamo visto vocazioni vere che sono venute fuori da famiglie, diciamo così, praticanti, no, fra virgolette, no? Sì. Cattoliche, praticanti, okay. Eccetera, che al momento della scelta del figlio, insomma, non dico hanno quasi, si sono allontanati dalla fede, ma poco ci è mancato per contrasto, no, a questa scelta del figlio, perché sul figlio avevano un progetto. Quindi, per dire come Dio opera in maniera misteriosa, ma continuamente, no, ma reale. E chiaramente dove ha giocato il fattore positivo nella nascita di certe vocazioni, che oltre all'ambiente dove uno è sorto, eccetera, anche da punti di riferimento che ha trovato nella vita e che sono stati davvero determinanti
e hanno fatto capire che il fattore della fede veramente è un legame superiore a quello del sangue. E quando nel momento in cui il battesimo ti lega un altro in maniera molto superiore, no? Al battesimo, all'appartenenza familiare, questo fa scaturire delle strade, eccetera, che ti può ti mettere anche in contrasto, no? Con la tua famiglia, pur perché hai trovato il tesoro prezioso e quello vale più di ogni altra cosa. Ecco, qui allora introdurrei proprio il tema che sta portando avanti, che ha iniziato a portare avanti già dal suo primo incontro, Comunione e Liberazione di quest'anno. Dovremmo avere anche fra l'altro delle immagini di quell'incontro, che prego la regia se riesce di mandarle in onda. La vita come vocazione. Che cosa significa, Barbara, questo tema? Sì, questo è il tema che Don Julián Carrón ci ha lanciato alla giornata d'inizio d'anno, che è questo momento iniziale del nostro percorso e che sarà l'oggetto del lavoro di tutto questo anno all'interno del nostro movimento. La vita come vocazione significa che le circostanze per cui Dio ci fa passare nella vita, per cui le cose che accadono, qualunque esse siano, gioie, dolori, eventi che accadono, sono la strada attraverso cui ognuno di noi va verso il proprio destino, conosce di più se stesso, chi è il significato della vita e chi è Cristo in questo cammino. Perciò è il riconoscimento di una dipendenza originaria, cioè che tutto è dato e viene da un altro. Come ci ha ricordato Benedetto XVI nel saluto che ha fatto durante l'ultimo meeting di Rimini di quest'agosto, Benedetto XVI ci ha detto: l'uomo è una creatura di Dio e quello che conta è ritrovare, riconoscere questo rapporto con l'infinito, con Dio. Ecco, questa frase, su cui credo tutti possiamo essere in linea teorica d'accordo, nessuno di noi forse, se facessi una domanda ad ognuno di noi in questo momento, negherebbe questo, ma non può rimanere una frase astratta nel cassetto. Deve diventare il modo con cui uno concepisce la propria vita, per cui sente e giudica le circostanze che gli capitano, perché se è vero questo, che siamo un rapporto creaturale con qualcun altro che ci fa, quello che ci accade è dato per questo, per riconoscere questo, per cui senza questo riconoscimento la vita è come un insieme di tante cose di cui poi non si capisce il significato, non si capisce come stanno insieme. Dentro questo riconoscimento tutto, le gioie, i dolori, diventano occasione per la propria maturazione e per il raggiungimento del proprio destino e della propria felicità. Ecco, non è facile, ma effettivamente questa è la base alla fine per chi effettivamente vuole compiere un cammino cristiano, cattolico, vero. E quindi delle parole veramente importanti queste. Proseguiamo allora adesso il nostro percorso alla scoperta di alcune delle realtà che sono presenti per quanto riguarda la vita consacrata in diocesi e lanciamo il servizio di Camaldoli, perché tra l'altro quest'anno ricorrono i 1000 anni proprio della congregazione camaldolese, e quindi andiamo a vedere nel prossimo servizio la presentazione di questa realtà famosa anche. Vediamo. Il legame tra Camaldoli e la diocesi è molto forte, perché proprio l'esperienza di Romualdo comincia col permesso del vescovo. Ecco, siamo all'inizio del 1000 e quindi senza questo permesso del vescovo probabilmente non sarebbe mai sorto, ecco, questa fondazione da parte di Romualdo, non sarebbe mai venuto poi Camaldoli. Noi richiamiamo alcuni valori che San Romualdo ci ha lasciato: il valore della preghiera, il valore del silenzio, il valore della comunità. Siamo eremiti ma viviamo anche in comunità. Questo è un po' un paradosso che la gente alcune volte non capisce. Questo bisogno di stare da soli ma anche di aprirci agli altri, in comunità e con gli ospiti che arrivano, che vengono da noi, e vengono da tutta Italia, insomma. E quindi, ecco, questi valori monastici sono ancora valori importanti. La preghiera, il silenzio, il cammino proprio spirituale della fede, la liturgia. Ecco, queste sono le dimensioni più importanti che sicuramente chi viene a Camaldoli può scoprire, può partecipare, può vivere con noi. Ecco, qui abbiamo sentito già alcuni valori portati avanti dalla comunità monastica di Camaldoli.
Abbiamo sentito per l'appunto anche, no, Monsignor Gepponi, il fatto bello, no, diceva Don Alessandro Barban, siamo eremiti ma viviamo anche in comunità, e poi insomma una comunità, quella di Camaldoli, visitata, conosciuta in tutta Italia appunto. Che tipo di rapporti ci sono, ecco, tra il centro e il monastero camaldolese? Ma padre Barban l'ha detto in maniera chiara, no? Il legame è molto stretto, non soltanto per l'origine, chiaramente, che Camaldoli ha avuto diciamo, il suo avvio, la sua partenza storica proprio grazie al Vescovo di Arezzo, ma perché nel corso del tempo, quindi ormai sono 1000 anni, che questo legame poi non è mai venuto meno, cioè è sempre stato un riferimento. Noi abbiamo questi due polmoni spirituali importanti, no? Come Camaldoli e la Verna, che con modalità diverse, no? Eccetera, però come dire, hanno trovato sintesi proprio nel rapporto con il Vescovo, con tutti i Vescovi che sono susseguiti. E questo è stato un arricchimento sia per la diocesi e per i fedeli di questa diocesi, e non solo, perché poi i confini di Camaldoli e la Verna sono ormai diventati riferimenti mondiali, ma anche per loro stessi, per la vita monastica e quella fraterna, di comunità, della Verna e di Camaldoli. Ecco, sono diventati per loro continuamente, come dire, motivo di confronto e anche, se vogliamo, di crescita. Quindi non sono, normalmente non si pensa alla vita consacrata, alla vita religiosa, quella dei monaci o dei frati, come qualcosa di staccato e di diverso, no? All'interno di una chiesa locale, all'interno di una diocesi. Invece in questo caso c'è stata questa perfetta sintonia, che quindi di sostegno e di continuo giudizio reciproco, che ha fatto sì che gli uni e gli altri potessero camminare verso l'unico obiettivo. Ecco Barbara, anche te chiedo cosa ti colpisce di più, ecco, della comunità monastica di Camaldoli, e se anche con il Movimento di Comune di Liberazione avete organizzato mai qualche volta dei viaggi, anche delle esperienze di pellegrinaggio lì, in quel luogo. Sì, come diceva adesso Don Vittorio, mi colpiva l'osservazione che lui faceva, che queste realtà non sono staccate dalla vita poi di tutta la diocesi, no? È quello che colpisce me, cioè il fatto che solo per il fatto che esista un luogo così, questo è per me e per chi credo fa un'esperienza cristiana, richiamo alla memoria della presenza di Cristo, perché un luogo così è un luogo oggettivo, reale, dove tutto parla della sua presenza. Le pietre costruite, dalle bellezze architettoniche che ci sono, alle pietre viventi, che sono la presenza delle persone che lì dentro ci sono. Per cui solo per il fatto che esiste, che ci sia, è come questo aiuto alla memoria di ognuno di noi. Ognuno di noi all'interno del movimento, personalmente o a gruppi di persone, siamo sempre anche come sollecitati a momenti di pellegrinaggi per un luogo di questo genere, soprattutto perché, ripeto, solo per il fatto che ci siano, sono un luogo oggettivo della presenza di Cristo. E fra l'altro abbiamo visto le immagini di Camaldoli, un luogo che proprio in tutto e per tutto, con la bellezza proprio anche dei paesaggi, delle strutture, come dicevi te Barbara, richiama alla preghiera, appunto al silenzio, no? Al raccoglimento con Dio. Vediamo adesso allora un'altra realtà ancora nel prossimo servizio, quella invece delle suore carmelitane. Lo facciamo ascoltando la testimonianza di Suor Paola Maria, una testimonianza fra l'altro anche simpatica, molto bella, della sua vocazione. Lei ricorda un episodio dell'infanzia, andiamo ad ascoltarlo perché è veramente, veramente molto bello. Vediamo. La mia esperienza personale della Madonna comincia con un capriccio che ho fatto da bambina. Ossia, il mio papà preparava il presepio e io, dopo che lui l'aveva preparato, ho preso la Madonna e l'ho portata via. Allora papà mi ha rimproverato e ha ripreso la Madonna e l'ha rimessa al presepio. E io l'ho ripresa e l'ho riportata via. E allora ho preso un ceffone. Allora mio nonno, che mi conosceva e sapeva che bastava ragionarsi con me per capire perché facevo certe cose, mi ha domandato: ma Pepelè,
mi chiamava così lui, perché l'hai portata via la Madonna dal presepio? E io subito gli ho risposto, perché Gesù deve essere come me, io la mamma non ce l'ho e non ce la deve avere neanche lui, perché ero orfana, la mamma era morta. E allora nonno mi ha detto, ma come sei sciocca, ma non lo sai che Gesù bambino ha voluto avere la mamma perché così avendosela poteva regalarla a tutti i bambini e soprattutto ai bambini che non ce l'avevano. Quella lì è la mamma di tutti i bambini, ma soprattutto è la mamma tua, dei bambini che non hanno la mamma. Nessuno ce l'ha la Madonna mamma come te. Rimettila subito lì vicino a Gesù bambino, così c'hai la mamma anche tu. Ecco, è bastata questa spiegazione del nonno, forse per una grazia del Signore, non lo so, perché mi è entrata immediatamente la convinzione che io finalmente avevo la mamma, che la Madonna era la mia mamma, e quindi mi è rimasta proprio, ho smesso di sentirmi orfana in quel momento. Ecco, questa testimonianza, proprio il rapporto con la Madonna che ci ha portato appunto Suor Paola Maria, è veramente significativa. Ecco, con una semplice storia alla fine ha detto tantissime cose, Monsignor Vittorio. Eh sì, ma intanto abbiamo visto la realtà del Carmelo di Arezzo, che è una realtà importante, come tutti i monasteri sono molto importanti, ma è l'unico rimasto anche nella nostra città, quindi particolarmente caro. È proprio questa semplicità che colpisce, no? Spesso noi pensiamo e spesso cadiamo nella trappola delle mentalità contemporanee che certi percorsi o certi obiettivi si raggiungono chissà attraverso quali canali, no? Così complicati, complessi, uno psicologismo che ha avvolto anche spesso le nostre strutture ecclesiali, la sociologia, no? Che conta più della spiritualità. Ecco, questo è un racconto che fa vedere come attraverso delle parole semplicissime, no, attraverso la semplicità di una maternità richiamata, no, a quella bambina, cambia tutta la vita, perché da quel momento questa donna matura una vocazione che il Signore gli ha fatto incontrare attraverso la semplicità. Ma se uno va a vedere il Vangelo, Cristo passa attraverso proprio la semplicità di tutti i giorni, cioè degli incontri normalissimi per le strade della Palestina del tempo, chiama delle persone che rimangono colpite, affascinate dalla sua presenza e cambiano vita. Questo il Vescovo ha richiamato anche, grazie a Dio, nell'ultima lettera pastorale, che è dall'incontro con Cristo che si può ripartire, no? Al di là di tutti gli schematismi che possiamo applicare anche alla vocazione. È vero, il Vescovo parla appunto nell'ultima lettera pastorale proprio di cercare come essere maturi nella fede. Quella maturità effettivamente è una cosa che bisogna raggiungere inevitabilmente attraverso un cammino, non è una cosa che si raggiunge immediatamente, così facilmente. A te Barbara, poi cosa ha colpito di più di questa testimonianza? Ma come diceva Don Vittorio, io sono veramente colpita dalla semplicità di questa donna e di quello che abbiamo sentito. Perché il cristianesimo è così, è una cosa semplice. È una cosa semplice che chiede la libertà mia, per cui un percorso per comprendere, per capire, ma è semplice perché è un avvenimento di un'attrattiva tale seguendo il quale tutto diventa più umano, come vediamo negli occhi e nel sorriso di questa donna che ci testimonia questo. Ecco, molte volte infatti il mondo, magari con un po' di pregiudizio, il mondo ateo, ora senza chiaramente esprimere giudizi verso nessuno, però magari vede il cattolicesimo come qualcosa di complicato, come una serie di precetti a cui appunto uno deve rispondere, quasi come fosse quindi un privarsi a volte, no? Anche della vita stessa. In realtà, come abbiamo visto anche da questa testimonianza, insomma, le persone cattoliche sono, perlomeno quelle che vivono un cattolicesimo vero, sono tutt'altro che infelici, insomma. No, ma infatti cioè, la riduzione, no, che spesso abbiamo operato e che ancora spesso viene operata del cristianesimo a una morale, no, è questo che l'ha reso debole, perché non era più investita né una responsabilità né una libertà, eccetera, ma sono state delle norme da obbedire. Cristo chiama tutt'altro, chiama a un cammino dentro una libertà che lui per primo ha nei confronti delle persone, ma che richiama automaticamente, immediatamente la tua libertà a corrispondere. Se non c'è questo incontro fra libertà, ma come in tutte le storie d'amore, no? Cristo, meno male, chiama la storia d'amore con te. In tutte le storie d'amore, se non c'è la corrispondenza tra due libertà,
Questo qui non è amore, si tramuta e si trasferisce in tutt'altri sponde, in tutt'altre esperienze. Perfetto. Ecco, con queste considerazioni adesso andiamo a presentare un'ennesima realtà della vita consacrata in diocesi, che è quella della Fraternità Francescana di Betania, il santuario quindi delle Vertighe. Andiamola a vedere nel prossimo servizio. La Fraternità Francescana di Betania è un istituto di vita consacrata misto, costituito cioè sia da fratelli, sia chierici che laici, sia da sorelle. Siamo stati approvati dalla Santa Sede nel 1998. Il nostro fondatore è padre Pancrazio Nicola Gaudioso, un cappuccino, figlio spirituale di padre Pio, il quale nell'ottobre del 1959 ricevette dal Santo del Gargano un programma di vita che doveva essere, nelle intenzioni di padre Pancrazio, un programma di vita personale. Non sii talmente dedito all'attività di Marta da dimenticare il silenzio di Maria. La Vergine Madre, che si ben concilia l'uno e l'altro ufficio, ti sia di dolce modello e di ispirazione. Padre Pio proponeva a padre Pancrazio nella figura della Madonna una sintesi perfetta del fare di Marta, del servizio offerto da Marta e della preghiera di Maria. Padre Pancrazio pensava che fosse un programma di vita affidato soltanto a lui, ma nel corso del tempo, nel suo cuore, questo semino è germogliato e nell'82 è sorta, è nata questa una prima esperienza di vita comune che poi nel corso del tempo ha dato luogo all'istituto che oggi sta in qualche modo crescendo all'interno della Chiesa. Abbiamo già 10 case in tutto il mondo, perché non siamo soltanto in Italia, siamo in Svizzera, in Germania, in Brasile, con una missione che cerca con tanta fatica di partire. E rifacendosi a quel programma di vita di Padre Pio, il carisma dell'istituto è preghiera e accoglienza, vissute in un intenso, profondo clima di vita fraterna, come probabilmente doveva essere la vita vissuta a Betania dai 3 fratelli e sorelle, Lazzaro, Marta e Maria. Le nostre case sono dotate di tutti i servizi necessari per poter accogliere tutte le persone che desiderano passare con noi un momento di preghiera, ma anche più giorni insieme a noi. Attenzione, non si tratta di alberghi, viviamo di provvidenza, non abbiamo tariffe da chiedere alla gente, le persone vengono semplicemente con noi e condividono la nostra esperienza di vita. Una cosa importante da sottolineare questa: l'istituto, la Fraternità Francescana di Betania, vive di provvidenza, cioè ciò che il Signore giorno dopo giorno mette a nostra disposizione per poter vivere noi e per poter aiutare anche tutti coloro che ne hanno davvero bisogno. Anche qui in santuario l'accoglienza di Marta e la preghiera di Maria. E quale luogo migliore di questo? In qualche modo questa è la casa della Madonna, colei che nel pensiero di Padre Pio davvero sintetizzava al meglio quelle che erano le due caratteristiche delle due sorelle di Betania. Eccoci tornati in studio. Allora, noi chiaramente, come potete ben capire, per motivi di tempo abbiamo presentato alcune realtà, ma poi chiaramente magari ci facciamo anche un po' il proposito di continuare ad approfondirle poi in altri servizi video più avanti. Ecco, Monsignor Vittorio Cepponi, cosa possiamo... siamo vicini alla conclusione della nostra trasmissione. Come possiamo effettivamente tirare le fila di quella che è la vita consacrata in diocesi? Ma io partirei proprio dall'ultimo contributo che abbiamo visto con la Fraternità di Betania. La Fraternità di Betania abbiamo sentito l'approvazione del 98, quindi è una cosa molto recente e molto attuale, che sta avendo effettivamente un'espansione significativa nel mondo. Questa è una di quelle nuove forme, no, di vita consacrata che sono frutto sicuramente, no, del carisma che questo cappuccino ha avuto come dono, il mandato quasi, no, di Padre Pio, eccetera. Però come questa esperienza ce ne sono tante altre che stanno emergendo. Questi sono i frutti davvero che il Signore sta operando oggi nella sua Chiesa. Certi istituti di vita consacrata, di vita religiosa del 700-800, che sono nati per rispondere a un bisogno
no, concreto di quel momento, oggi sono così in difficoltà, no? Quasi in estinzione. E allora fanno gridare a dire siamo in crisi ormai la vita religiosa. No, stanno sorgendo nuove forme. Il Signore suscita sempre delle risposte per il tempo presente. Sicuramente certi istituti che erano e sono stati dei toccasana e dei miracoli, no? Per quel momento oggi lasciano il posto a nuove forme di vita consacrata. Quindi non è che non c'è più la vita consacrata, si trasforma e è la risposta continua che Dio dà alla storia. Ecco, perfetto. Barbara, per concludere. Sì, mi colpisce molto in questo ultimo servizio che abbiamo visto questo, perché io sono originaria di Monte San Savino, per cui molto legata al santuario di Santa Maria delle Vertighe, spesso mi capita di partecipare alle funzioni, alla messa lì al santuario. Non conoscevo questa realtà, ma dalla prima volta che andai lì e li vidi, nel momento in cui arrivarono, io sono sempre rimasta colpita da una cosa, dalle facce di questi ragazzi. Ecco, questa è la cosa con cui vorrei chiudere e che a me colpisce, perché credo che il cristianesimo un po' si trasmette così, si trasmette, diciamo, per invidia, perché uno vede una faccia bella e dice ma come fai ad essere così? Perché l'esperienza reale cristiana la si vede nella faccia di una persona. Bene, grazie mille ai nostri ospiti, io penso che con questa trasmissione, almeno spero, abbiamo potuto in qualche modo lanciare perlomeno dei messaggi, ecco, delle testimonianze per quanto in piccolo si può fare in uno studio televisivo. Io vi ringrazio e vi rimando al prossimo appuntamento con Chiesa Oggi. Grazie, alla prossima.